Abbiamo immediatamente avuto smentito il fatto che fossimo pronti con Gigi De Palo, ma naturalmente lo ringrazio intanto se dovesse sentirmi per questo privilegio che ci ha concesso in giornate sicuramente molto impegnative e concitate. Immischiate o immischiati? Non so quale preferisci tu, Tony. Sentiremo poi lui. Non rassegnati. Ma guarda, la Perché? riflessione è presto, presto fatta. Immischiati è un invito ad attivarsi. Immischiati è, siamo già nella fase successiva nella quale abbiamo raccolto questo invito e stiamo facendo evidentemente qualcosa di buono e di utile anche per gli altri, che poi è il tema dell'evento. Siamo al Centro Angelicum a Roma domani a partire dalle 9:30. Dunque, come vi dicevo, un'organizzazione curata da uno degli uomini più impegnati nel sociale e più esperti di dottrina sociale della Chiesa, perché è di questo che si parla, un progetto quinquennale. Il nostro ospite Gigi De Palo ci raggiungerà tra poco in qualche maniera, ovviamente attraverso un collegamento. E vi ripeto che abbiamo un parterre veramente d'eccezione: Don Fabio Rosini, il Cardinale Matteo Zuppi, Luigi Maria Epicocco, Giovanni Scifoni, Paolo Benanti, Alberto Ravagnati e Beatrice Fazio. Ho notato quel nome, caro Toni, Paolo Benanti, perché? Perché si tratta di un frate francescano che, pensate, siccome è uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, che studia non da ora, è, secondo alcuni, anche in parte ispiratore di alcune norme che hanno fatto dell'Unione Europea la prima realtà importante del mondo in cui si comincia a intravedere una normativa per cercare naturalmente di favorire il progresso e l'intelligenza artificiale, ma anche di evitarne i rischi più Eh importanti. sì, è un tema molto attuale, molto caldo. C'è anche preoccupazione rispetto al fatto che l'intelligenza artificiale possa prendere il sopravvento sull'intelligenza umana, ma evidentemente molte volte la paura è figlia semplicemente della scarsa conoscenza, per cui siamo fiduciosi che invece. A proposito di fiducia, sicuramente stanno lavorando in regia. Io però ho anche il tempo, e connesso con questo argomento di cui stiamo per parlare, per rilanciare il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace il prossimo 1 gennaio 2024, naturalmente. E il tema è proprio relativo alle nuove tecnologie. Se aggravano disuguaglianze e conflitti, non possono essere considerate vero progresso, un monito contro i gravi rischi delle campagne di disinformazione che possono alimentare terrorismo o interferire nei processi elettorali. Io intravedo il nostro ospite, non so se possiamo anche ascoltarlo e se lui mi sta sentendo. Grazie intanto della pazienza e auguri innanzitutto a Gigi De Palo. Buongiorno Gigi, ben trovato. Buongiorno a voi. Bentrovati a E voi. ben ritrovato. Hai pochissimi capelli bianchi rispetto all'ultima volta che ci siamo incrociati. Complimenti. Molti anni di impegno dunque, e domani questo immischiati o immischiati. Ripartiamo proprio da qui, un progetto quinquennale. Diciamo che immischiati o immischiati è la stessa cosa, nel senso che da una Eccomi. parte è un'esortazione a immischiarsi, che è un po' lo stile del cristiano, no? Essere nel mondo ma non del mondo. Dall'altra parte, immischiati è un po' lo stile in cui cerchiamo di vivere, diciamo, il nostro impegno quotidiano. Quindi diciamo che si può usare, abbiamo usato questa parola proprio per cercare di vederla e di leggerla nei due modi. Domani faremo questo evento che non è un evento finale, finisce un percorso e ne inizia un altro. Perché? Perché il desiderio è quello di provare a migliorare la qualità della cittadinanza delle persone che incontriamo. In Italia non è vero che c'è una disaffezione alla politica, c'è una disaffezione alla politica così come ci viene mostrata, ma il desiderio di partecipare, il desiderio di lavorare per il bene comune è ancora molto vivo. Tu Allora, l'hai questo verificato progetto, sul campo, quindi l'hai verificato sul campo. guarda, il feedback è molto semplice. Questo progetto era pensato per 500 persone, se ne sono iscritte quasi 8.000. Quindi è chiaro che inevitabilmente il feedback ti arriva poi dalla realtà e dalla concretezza.
Noi abbiamo lanciato un anno e tre mesi fa questo progetto andando in totale controtendenza, perché solitamente questo tipo di percorsi come funzionano? Funzionano che vengono fatti da qualche politico dietro le quinte che utilizza corsi di formazione sociopolitici all'interno delle diocesi, delle parrocchie, per creare poi una base per possibili diciamo consenso elettorale. Noi invece in questo caso vogliamo essere ricordati come quelli che fanno le cose gratis e le fanno solamente per cercare di fare un salto di qualità nel desiderio di partecipare. Quindi abbiamo fatto questo percorso, è un anno e due mesi che lo facciamo, e sabato ci sarà questo evento che è da una parte finale e da una parte lancia la seconda fase. Tra l'altro in una città impegnativa come quella di Roma, dove tanti amici ci raccontano che non è semplice anche, come dire, sbrigare le faccende quotidiane in una metropoli come quella in cui vivi tu. Allora, diciamo che noi questo evento lo facciamo a Roma, questo evento, diciamo, finale e iniziale, ma le persone che sono iscritte, le 8.000 persone, provengono da tutta Italia. Tant'è che la prima parte è stata online e ci ha permesso di raggiungere veramente tutti i comuni italiani tranne uno, non lo dico per una questione, diciamo, tutti, solamente un comune, sì, solamente, dico la verità, l'ho detto male, no comuni, province, questo ho sbagliato, perché non so, province italiane tranne una, e abbiamo i feedback chiaramente dei dati che ci lasciano le persone, e la cosa bella è che da tutta Italia verranno a Roma ad ascoltare questo momento per noi importante, dove cercheremo di riflettere un po' facendoci guidare da San Giovanni Paolo II, no? Vi ricordate quel discorso a Tor Vergata? Voi non vi rassegnerete, e quindi da una parte come non rassegnarsi e perché non rassegnarsi, e dall'altra un po' la risposta che è partecipare e quindi mischiarsi. Da questo momento in poi lanceremo la seconda fase, che saranno 5 eventi in 5 città italiane su persona, bene comune, solidarietà, sussidiarietà e partecipazione. Eh sì, l'abbiamo anche intravisto, c'è il sito molto ben fatto che appunto rimanda anche al progetto. E voi come avete fatto, questo proprio te lo chiedo perché conosco il soggetto quanto è impegnato, ad avere la presenza di Paolo Benanti, di questo frate straordinario che addirittura con il suo pensiero ha ispirato anche un'azione prossima dell'Unione Europea riguardo alle nuove tecnologie? Diciamo che padre Paolo ci conosciamo da 20 tanti anni che ecco. se non veniva era peggio per lui. No, è un grande amico, ripeto, da tanti anni, quindi ci conosciamo bene. Tutte le persone che sono state invitate, tutte le persone che parteciperanno, e abbiamo tolto da tutti quanti la dicitura don, cardinale, monsignore, infatti. Il concetto è che sono cittadini, perché anche loro hanno qualcosa da dire in termini di cittadinanza. Sono, prima di essere persone che hanno cose molto interessanti da dire, sono persone comunque amiche che ci conosciamo tanto tempo e con cui condividiamo tanti percorsi. Abbiamo pensato a loro perché sono persone che sanno offrire chiavi di lettura interessanti. E la cosa interessante, lo dico, è che tutte le persone, anche quelle che ci stanno ascoltando, possono partecipare ai Mischiati, perché Mischiati è un progetto sempre aperto. Basta andare sul sito www.immischiati.it e iscriversi, e non si paga nulla, lo dico, nel tempo in cui, no, tu ti iscrivi a un sito e poi ti arriva comunque, no, dammi 3 euro, non si paga niente. Noi lo facciamo perché ci crediamo e perché c'è una fondazione che ha creduto e sta credendo in questo progetto. Hai fatto bene a sottolinearlo, caro Gigi. Facevi riferimento prima ad un evento che è rimasto nella storia di tanti di noi, ecco, per questo, per ribadire l'importanza di certi eventi. Tu c'eri alla GMG ovviamente. Del 2000, credo di sì. Ovviamente. Io c'ero, ma diciamo che alla GMG del 2000 io, diciamo, avevo lavorato 3 anni per organizzare quella notte, nel senso che avevo lavorato nel Comitato Italiano della Giornata Mondiale della Gioventù, ho fatto l'obiettore di coscienza inizialmente, poi ho iniziato a lavorare, questo, quindi ho lavorato a quell'evento dal 1997. Giovanissimo, eri giovanissimo. Eh sì. Finito il liceo, e è stato un impegno stupendo. Quanto ti ha segnato? Incredibile. Quanto ti ha segnato quell'evento?
Totalmente, perché diciamo tutto il mio impegno associativo, anche il mio impegno civile nasce in quegli anni, e dico anche di più, a mio vedere quest'evento ha ancora tanto da dire, perché come dice Papa Francesco, è un po' quello che diremo anche domani, no? Nell'Evangelii Gaudium, in giro per l'Italia, nelle parrocchie, c'è tanta gente rassegnata, demotivata, con la faccia scura. Ecco, io credo che la soluzione sia proprio andare a riprendere quel discorso e capire che quel discorso era declinato al futuro, perché in quel momento, nel 2000, i problemi c'erano, non c'era una crisi economica, era molto lontana, addirittura pensavamo di azzerare i debiti dei paesi africani, no? Quindi c'era proprio una grande, grande fiducia nel futuro. Il futuro era visto come una promessa. Oggi il futuro è visto come una minaccia, e oggi è il momento in cui tutti quei giovani che erano a Tor Vergata non si devono rassegnare, devono riprendere in mano la loro vita e dare il loro contributo. Quella di Giovanni Paolo II era una profezia che oggi stiamo vivendo, quindi è oggi il tempo in cui non dobbiamo rassegnarci. Ecco, però Gigi, io siccome non mi rassegno, vista la fase di transizione che c'è stata nella storia italiana riguardo all'impegno dei cattolici diretto in politica, voglio sapere, secondo te si intravede comunque anche una nuova generazione di cattolici impegnati in politica, non solo i singoli qua e là? No. No. Perché? Ma per un motivo molto semplice, perché i frutti escono se qualcuno semina. Se tu semina, forse, se tu semini, forse raccogli. Se tu non semini, non raccogli. Il problema è che oggi noi abbiamo una visione dualista e quindi ci perdiamo in destra-sinistra, progressisti, conservatori, mentre invece ci sarebbe fare un discorso, come è un po' quello che stiamo provando a fare, che non è una questione dove ti metti, dove ti collochi, ma è una questione di qual è la qualità della tua partecipazione, qual è la qualità della tua cittadinanza. Allora io credo che se tu semini, per questo il progetto nostro è quinquennale, perché non bisogna avere fretta, perché per tanti anni non si è seminato e per tanti anni tutto questo tipo di percorsi erano dai, facciamo un anno di percorso, poi ti candidi. No, qua non c'è una questione, la candidatura non serve, noi lo diciamo sempre, non è una questione di essere candidato, di diventare il sindaco, il consigliere comunale del tuo paese. La politica ha a che fare con la scuola dei tuoi figli, la politica ha a che fare con la gestione del parco sotto casa, con la gestione delle risorse, la politica ha a che fare col comitato di quartiere, con l'impegno associativo. Appunto. Allora, se noi facciamo capire che quella è una parte della politica importante, poi tutto il resto viene, ma non si può Caro Gigi, io sarei pienamente d'accordo che è molto più importante la politica concreta, però tu sai che ancora l'Italia, anzi è sempre più sclerotizzata in un certo senso, è quella della stanza dei bottoni, dove di fatto se non sei in certe stanze dei bottoni le cose non vanno come dovrebbero e potrebbero andare. Quindi per questo parlavo... Ma per tornare a dare il proprio contributo nella stanza dei bottoni, a mio modo di vedere, è bene formare delle persone che quando poi arriveranno per altre vicende o per altri motivi nella stanza dei bottoni siano in grado di premere quei bottoni, certo, con una visione antropologica di un certo tipo, perché altrimenti non è tanto entrare nella, non è occupare spazi, come dice il Papa, ma generare processi, non è stare nella stanza a digitare i bottoni, farlo con cognizione di causa. Non pensavo che fossimo così indietro, ma comunque vi ringraziamo per quello che state facendo. Questa è la mia opinione, poi per carità. Ma la tua opinione è l'opinione di una persona avvertita che sta dentro le cose, quindi per quello ti ho fatto quella domanda, se no ad altri non l'avrei fatta, proprio per la non rilevanza del parere. Grazie carissimo Gigi. Grazie per il tuo impegno e per quanto davvero appunto stai seminando in questi anni. Siamo certi che oltre alla semina anche il processo successivo. Ma noi ci terremo in contatto, vogliamo vederla la pianticella. Anche il processo successivo, dicevo, quello del coltivare, è in buone mani, per cui buon lavoro. Grazie a voi. E tanti tanti auguri a tutta la famiglia, a tutti voi per le feste natalizie. A voi. Noi restituiamo la linea alla regia perché ci fermiamo qualche istante prima di riprendere. Come anticipavamo in apertura, andremo a scoprire il presepe artistico allestito sul sagrato della Chiesa Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, direttamente con il suo ideatore e attuatore Fra Rinaldo Totaro.